Mi farà caldo così. Aspetta, accendo un po' di aria perché. Apri il tettino. Il martelletto, quello sai, che era nelle corriere, te lo ricordi? Opportunistico. Benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi abbiamo un ospite molto particolare perché è uno dei pionieri della mobilità elettrica. Abbiamo Gianluca e ve lo presenterò e vi spiegherò tutto subito dopo la sigla. Io direi Gianluca di partire subito con qualche domanda. Che lavoro fai? Chi sei? Da quanto è che ti sei appassionato alla mobilità elettrica e queste cose qua, insomma. Prego, a te la parola. Bene, buongiorno a tutti. Mi chiamo Gianluca Mucciarelli per la precisione. Sono un tassista. Ho cominciato praticamente la mia esperienza elettrica nel 2018. Ho avuto necessità di cambiare l'auto e quindi a quel punto, venendo già da un ibrido, mi ero reso conto che la parte dell'ibrido più interessante era proprio quella elettrica. E siccome durava troppo poco l'elettrico, la parte elettrica rimaneva accesa poco, ho detto no, voglio vedere un attimo, voglio sondare un attimo se c'è la possibilità di acquistare una macchina elettrica. Alla fine del 2017 la Nissan ha cambiato modello. È passata dalla Leaf primo tipo, che poi ha avuto da vari step 24-30 kWh la batteria, al tipo nuovo con la batteria da 40 kWh. E per il lancio di questa vettura, la Nissan insieme a Enel, che allora era Enel Go, faceva una promozione per i tassisti che era praticamente addirittura meglio anche degli incentivi statali oggi, perché erano 6.000 euro Nissan Italia, 6.000 euro Enel Go per un totale di 12.000 euro. Allora i listini non erano come ora, comunque. Sì, erano un po' gonfiati rispetto ad oggi, chiaro, però Sì, esatto. effettivo. Anche perché allora non c'era cioè non c'era l'offerta sul mercato di modelli che ci sono ora, Quindi, Eh sì, insomma. Io immagino. ovviamente all'epoca non presi in considerazione Tesla per una serie di motivi. Primo perché non c'erano ancora gli incentivi, quindi il prezzo era abbastanza alto. E poi c'era un altro problema che era uno scoglio psicologico, soprattutto per chi come me ci lavora con l'auto, che allora per qualsiasi problema mi sarei dovuto rivolgere a Padova. Ora, Padova è un pochino distantina, insomma, da Siena. Per cui ho detto, guardiamo un po' che cosa offre il mercato. C'è stata questa occasione della Nissan e così mi sono buttato. Prima ho provato la 30 kWh e già mi è piaciuta subito come guida all'elettrico, cioè non volevo più scendere. Esatto, un po' come tutti quelli che provano l'elettrico, no? Esatto. E poi ho detto, vabbè, dai, buttiamoci. Non mi sono informato all'inizio, io sono sempre stato, io provengo, diciamo, da studi di tipo meccanico, per cui ci ho sempre avuto poca dimestichezza con la corrente. E quindi io mi sono buttato là, diciamo così, anche un po' alla cieca, senza Alla neanche cieca, informarmi più di infatti, tanto. ma infatti perché tu, questa chiacchierata nasce dal fatto che te sai, no? Che con questo canale io un po' cerco di promuovere nel mio Certo. piccolo la facilità dell'elettrico, no? La semplicità, perché poi alla fine molta è la paura dell'ignoto, perché poi andando a vedere all'atto pratico, insomma, come mettiamo a caricare tutte le sere il cellulare, si può mettere a caricare tutte le sere la macchina, no? Soprattutto per chi ha lo Esatto. spazio. E tra le critiche, insomma, le obiezioni che mi fanno, alcune anche abbastanza intelligenti, però proprio recentemente uno mi ha detto: eh sì, ma io faccio il tassista, come faccio a fare un'auto elettrica? Mi sei venuto in mente te, appunto, che ti avevo visto Certo. anche nell'intervista di Cesare, poi ci conosciamo nei gruppi, eccetera. Però la tua particolarità per cui sei qui come ospite è che te sei un tassista elettrico, ma non hai neanche il posto dove caricare la notte. Eh no, io sono proprio particolare perché Esatto. credo di essere uno dei pochi che ha l'auto elettrica pur non avendo né garage e quindi automaticamente neanche la wall box, ma neanche un posto privato aperto. Quindi io mi affido esclusivamente alla rete pubblica di ricarica. Ok, e adesso ti faccio un po' di domande specifiche su questo perché sono un po' curioso, però anticipo intanto ai nostri spettatori che nonostante questo ti hai comprato una seconda auto elettrica.
Certo, io mi sono trovato talmente bene che poi ho fatto il bis. Esatto, No? comunque, di quella ne parliamo dopo. Intanto Sì. rimaniamo nell'aspetto professionale. Non avendo un posto dove caricare, te lasci la macchina parcheggiata lì e vai a fare una passeggiata, cioè. Io parcheggio la macchina all'aperto come fa chiunque è residente dentro il centro storico di Siena, quindi la metto a un parcheggio come una macchina endotermica normale e la lascio lì. Poi vabbè, la posso adoperare a secondo se c'è bisogno. E poi quando arrivo la sera, piglio e la metto in carica. E la mattina quando comincio il servizio, la macchina è a posto. Ah, ok, quindi la carichi le notti, non a casa tua, però la lasci comunque in carica la notte. Esatto. La carico la notte, la carico sempre al 100% perché Ok. non ho un sistema come a Tesla o come anche Volkswagen ora di limite sulla carica. Quindi la carico fino al 100%. Sempre, quindi anche su questa cosa qui bisognerebbe, secondo me, fare un po' di chiarezza. Nel senso, io credo che è ragionevole pensarlo, che i costruttori progettino anche le auto in funzione del fatto che sono auto e che vanno utilizzate come tali. Quindi le Certo. batterie comunque è previsto un qualcosa che le protegga in qualche maniera, anche da usi non propriamente corretti che si può avere noi utilizzatori, diciamo, no? Ah, Quindi. indubbiamente, certo. E su questo poi magari è un approfondimento che faremo in un altro momento, però io credo che Sì. fondamentalmente è vero che è bene che la batteria per due motivi diversi non stia troppo al 100% e non stia troppo allo 0%. Però questo troppo è molto, cioè, è interpretato in maniera sbagliata, nel senso si parla di settimane o mesi, Sì. cioè è una Esatto. cosa, è una indicazione e un consiglio molto molto utile, ad esempio per i concessionari, che Sì. magari tengono l'auto lì, è successo in America, ho visto dei documentari, insomma dei recuperi di auto abbandonate allo 0% per anni, addirittura auto sequestrate, cose del genere, no? Sì. Abbandonate lì per mesi, per anni, che quando vai a riprendere la batteria è degradata. Certo. Oppure chi vende queste auto e non sa bene questa cosa, magari tiene l'auto sempre attaccata a un'auto nuova, capito? In pronta consegna da vendere, la tiene lì sempre collegata, sempre al 100%, senza mai utilizzarla. E la chimica, se non la utilizza e sta ferma al 100%, crea un altro tipo di problema. Insomma, anche questo degrada la batteria. Però si parla di settimane, di mesi, di anni. Sì, esatto. Se io la carico, vado la sera prima al supercharger, la carico al 100% perché la mattina dopo devo partire e sta una notte al 100%, non succede niente. Sì, Cioè, esatto. non è questa la cosa che danneggia la batteria, insomma, non è qualche ora al 100%, No, sicuramente. infatti. Per ritornare al focus di questa nostra chiacchierata, la mia scelta è anche data dal fatto che comunque a Siena, bene o male, ci sono 36 colonnine. Vado proprio nella tua professione e ti volevo Sì. chiedere se ti è mai successo di dover rinunciare a una giornata di lavoro o a una mezza giornata di lavoro per via di una che non hai abbastanza carica, insomma. Se ti è mai successo questo, perché ti hai lavorato anche No, prima della pandemia, perché? no, no, chiaro, chiaro, si fa prima del discorso da va fatto normalmente, no, ora la Esatto, pandemia. perché ora magari mi immagino che avanzerà il tempo libero, forse, Sì, come esatto. Però nei No, momenti no, di lavoro no. no, no, anche perché io ti dico la verità, ci sono un sistema abbastanza moderno per l'attribuzione delle chiamate, moderno tra virgolette, mi spiego, nel senso te dici preventivamente, guarda, non mi mandare le chiamate. Le corse che prevedono corse fuori da città. Ah, E ok. quindi la centrale filtra automaticamente a me quelle chiamate lì non me le proporrà mai, nemmeno. Perché questo? Perché in realtà il lavoro del tassista si svolge per il 90% nell'ambito cittadino o comunque nell'ambito della periferia o nel raggio di 10 km un po' in tutte le direzioni, ma è quello il fo Quello è il Sì, 99% del sì, sì. lavoro. Per cui se io devo rinunciare all'1% del lavoro in virtù di tutti i vantaggi che ha la macchina elettrica, rinuncio a quello, non me ne importa niente. Quindi non ho Ok. mai avuto questo tipo di problema io. E comunque Mai. stiamo parlando Esatto. di una Nissan Leaf 40 kW, giusto? Quindi te che autonomia hai reale? Considera che nella realtà dei fatti ci puoi fare 200 km, di Ok. più non ce ne Quindi mi fai. Quando la permetto. stagione è buona, eh?
quando la stagione è buona, perché d'inverno ce ne fai 200 km. Con una Tesla da 500-600 km di autonomia WLTP, che quindi sono diciamo 400-450 veri, reali, Sì. e potresti fare anche delle corse fuori città e non rinunciare a niente, o sarebbero comunque troppo pochi, per curiosità. No, con Tesla no, se, saresti in grado di lavorare al 100%, perché il grosso valore di Tesla è quello dei supercharger. Per cui se anche sei un pochino più in basso con la carica, se ce la fai arrivare dove devi lasciare la persona, un supercharger o più qua o più là lo trovi. A quel Sì. punto ti fermi, fai un rabbocco e ritorni. A Siena sei l'unico tassista elettrico? Per ora sì. Per Per ora ora sì, io credo di essere l'unico abbastanza a largo giro, perché la... probabilmente forse se si leva Firenze, io non lo so in Toscana quanti tassisti elettrici ci sono, levando Firenze. Io conosco solo te, conosco per sentito dire Firenze, Bologna, qualcuno insomma che ci Firenze suona. ce n'è parecchi. Avete una rete in cui vi consigliate, vi parlate tra tassisti proprio o no? Sì, ci sta un canale Telegram tassisti elettrici. Ah, Dove ci ecco. so, vabbè, a parte dove c'è il sottoscritto, ma dove c'è anche Marco Di Desio, che è stato anche lui, c'è da parecchio, c'era, lui c'ha una performance, c'è Gennaro Borrelli di Modena, che è stato il capostipite, il primo tassista in Italia, Penso di cominciò con aver la visto Model S, ora ha qualche preso una cosa. Model X da poco. Poi c'è Gregorio Malavolti, Venezia 20, che è di Firenze, Simone Bernasette, con lui ci ho parlato bene proprio a voce, che ha una Model 3. E poi c'è un altro tassista, si chiama Filippo, lui ha una Nissan 30 kWh, e anche con lui ci si sente via via spesso, con lui proprio ci ho parlato. Compagni Ce n'è di parecchie di Nissan a Firenze, eh. anche perché fino a poco tempo fa era l'unica abbordabile, Sì, insomma. esatto. Poi io devo dire la verità. Allora, Nissan con la Leaf parlo ovviamente, ha dei limiti per il nostro lavoro, è vero, però nonostante i limiti che ha, gli va riconosciuta l'affidabilità. Cioè, Sì, per certo. esempio, Hyundai è un ottimo prodotto, io parlo anche della Kona, ha un'efficienza molto maggiore della Leaf. Eccetera. Però anche loro hanno avuto diversi problemi. Hyundai ha richiamato 77.000 Kona per la Ah sì, batteria, eh. sì, ho letto qua. Cioè, Nissan questi problemi non l'ha mai avuti. Io devo essere sincero, fuori che la regolazione delle guide del vetro laterale e il motorino dell'impianto di climatizzazione che fece festa subito perché probabilmente era difettoso. All'uscita, Poi certo. dopo io il controllo ogni 30.000 km. Tra l'altro la Nissan come la tua io l'ho avuta in test un paio di giorni e a me è piaciuta molto come auto. L'unica cosa che non mi è piaciuta sinceramente, a parte questo fatto della batteria climatizzata che quindi magari nei lunghi viaggi però Quello è il tallone d'Achille. per come la uso io magari non mi sarebbe neanche un grosso problema Sì, al ma momento, no? infatti. L'unica cosa che mi è risultata un po' antipatica, se non sbaglio, è che devi fare per forza i tagliandi da loro. Per mantenere la garanzia Sì. e sono dei tagliandi abbastanza insomma inutili, voglio dire, c'è un controllo che viene fatto poco e niente, no? E se non lo fai. Sostanzialmente viene cambiato soltanto il filtro antipolline dell'aria condizionata. È un'operazione quando sai dov'è lo può fare da te. Infatti nella Tesla danno i video di supporto per farlo da te Infatti. E poi c'è un controllo dello stato della batteria, insomma, attraverso la presa OBD, ma sono trappole. E te di Quindi solito quanto tieni un'auto? Cioè un tassista quanto la tieni? normalmente noi la macchina si tiene 4 anni. 4 anni. 4 anni, che poi, se ci pensi bene, è il tempo di ammortamento medio Certo. di un'azienda. Un'azienda che utilizza un'auto come mezzo di lavoro, più o meno l'ammortamento medio è tra i 4 e i 5 anni. Poi dopo la tieni, ma non la porti più in ammortamento, quindi poi forse non ti conviene neanche tanto. Poi ora la macchina elettrica la puoi tenere anche oltre. La macchina termica non, a volte non ci arrivi neanche a 4 anni, perché, cioè, poi dopo cominciano problemi davvero, Certo, sì. eh.
Finché sono nuove e in garanzia vanno tutte bene, poi... Esatto, esatto. E quanti chilometri facevi prima della pandemia? Quanti chilometri ci facevi là? Sui 50-55 mila chilometri all'anno, grosso modo. Okay. Poi dipende dall'annata. Ora immagino sia calato la... Ora la metà fra sì e no. Hai notato un degrado già della batteria? Immagino di sì, un po' di degrado c'è quasi subito, no? Sì, però devo dire che in 120.000 chilometri e 2018, 19, 20, 21, tre anni, perché io la macchina l'ho presa era fine aprile, sicché ha belle finito tre anni di uso. Considerando che prima della pandemia la ricaricavo tutti i giorni, quindi ho fatto anche un bel numero di ricariche. Considera che da Nova il contachilometri, che poi è relativo, però il contachilometri ti dava più o meno in stagione buona... Indovinometro. L'indovinometro, sì, giustamente. L'indovinometro dava circa 290 chilometri, 295, 285, da Nova in stagione con la temperatura come ora, quindi temperatura gradevole. Ora so a 250. Quindi diciamo che ho perso, tra virgolette, per l'indominometro, ho perso una quarantina di chilometri. Ok. E voi quando, diciamo, decidete di cambiare l'auto, avete un canale, cioè commercianti normali, perché immagino siano auto con molti chilometri? O... Normalmente le auto nostre vanno a finire sempre da commercianti. Ok. Perché e poi non le ritratti, soprattutto una termica, come fai a ritrattare una termica con 300.000 chilometri? E pensare di riprenderci, che ci riprende. Certo, oh. certo. Sì, con sì, l'elettrica sì. potrebbe essere forse, infatti io quando darò via la mia, guardo se riesco a venderla per conto mio. Perché? Perché se a una persona gli serve una macchina magari e ci fa 150 chilometri al giorno, che sono la maggioranza delle persone. Esatto, la macchina poi sostanzialmente si presenta bene. Se la macchina non ha altri problemi, quindi non è sciupata come carrozzeria, non è sciupata come interni, non è sciupata come ammortizzatori, sospensioni, basta, stop. Certo. Se una persona ci fa quei chilometri lì, gli va bene uguale. Cioè, che dov'è il problema? Sì, sì. Quindi, certo, alla fin fine, ripiazzi meglio, secondo me, sempre un'elettrica. Insomma, quindi sicuramente non c'è dubbio, la tua prossima auto sarà di nuovo un'auto elettrica, il tuo prossimo taxi. Sicuramente, non si ritorna indietro dall'elettrico, non è impossibile. Tanto che la seconda auto, quella privata, personale, hai comprato lo stesso un'auto elettrica. Esatto. E qui arriva... Senza avere il posto dove caricarle. Esatto, e questa è la particolarità. No, qui è successa una cosa, si sono create una serie di combinazioni che poi mi hanno portato a questa scelta. Io c'avevo una 600 del 2008, quelle squadrate brutte polacche, che insomma, nel senso, veramente, che aveva quindi già più di 10 anni e che soprattutto utilizzava la mia figliola, vabbè, studia fuori, quindi la dopra poco la macchina, però ho detto, rottamo quella e tanto non vale più commercialmente niente, la rottamo e guardo di prendergli una macchina. E ho trovato questa i3S in pronta consegna e devo dire la verità, mi sono trovato bene, perché c'era, tra la rottamazione, tra lo sconto, perché era una pronta consegna e si era belle a dicembre inoltrato, e tra che mi ha fatto ulteriore sconto, anche la concessionaria ha messo un altro sconto, ho detto, guarda come si fa anche questa cosa qui, così almeno ci si libera da qualsiasi cosa che non sia elettrica, perché io questa fatto da questa macchina era per me una spina nel fianco. Primo, perché no, è una macchina che è vecchia come progetto, quindi non è sicura. Io alla mia figliola gli ho sempre detto, quando te guidi, pensa d'essere sopra un motorino, la stessa sicurezza, perché se ti toccano con questa è un guaio. Quindi l'ho fatto per questo motivo qui e poi mi sono levato perché il termico, dai, non è più oggi. Quello che ti volevo dire della mia figliola è stata questa. Allora, lei si è innamorata immediatamente di questa macchina. Gli è garbata a bestia. Io l'ho comprata e diciamo è stato il regalo di Natale per lei.
E lì per lì me l'ha detto di tutti i colori, mi ha detto: ma che sei matto, una macchina a questa maniera, vabbè, comunque dopo, quando ha cominciato a guidarla effettivamente si è innamorata persa di questa macchina, è innamorata persa, ogni poino quando ci si sente mi fa: la macchina tutto a posto, non ti preoccupare. Ma addirittura lei prima con quell'altra mi toccava fargli benzina a me, te pensa un po', cioè non insomma maneggiare la pompa lì, insomma, questa qui fa tutto da sé. Piglia, gli ho fatto vedere come si fa, piglia, carica, fa, va le colonnine, fa tutto quello, cioè per dire, no? Molto con quella poco. Immagino quanti chilometri ci fai, pochi con quelli, sei dato figlio. Pochi, quella pochi, ma fa conto la muovo io per muoverla una volta alla settimana, se no sta sempre... Ti perde percentuale a stare lì ferma? Quasi niente. Un po' per concludere, hai fatto qualche conto te, cioè su quanto avresti speso se invece della Leaf tu avessi comprato una, non so, quale può essere un'auto paragonabile, che immagino avresti speso molto meno all'acquisto, anche se hai avuto delle buone agevolazioni, però forse sì, avresti speso ancora meno, e però avresti speso di più nella gestione, cioè a che punto pareggi o inizi a risparmiare, oppure è soltanto una questione di etica che ti piace l'elettrico? Non è che ho fatto dei conti precisi, non so tanto fissato a mettermi lì, poi magari mi garba, però mi dovrei mettere lì, va a finire che non lo fai, non c'hai tempo. La macchina di prima che hai detto era una ibrida, quale era? La Prius, la prima serie, la Toyota Prius prima serie, il 1500. Quindi anche quella molto efficiente comunque. Se avessi lavorato con la Prius avrei speso circa il doppio abbondante. Poi c'è tutta la manutenzione. Certo. Quindi cambi d'olio, eccetera, eccetera. Poi arrivi a 100.000 km la frizione, arrivi la distribuzione, l'ammortizzatore, vabbè, insomma. E poi tutti i possibili guasti che possono avvenire in un'auto termica. E poi tutti i possibili guasti. Poi il radiatore, poi la batteria, poi... Oh, per carità di Dio. Quindi comunque sicuramente per chi fa molti chilometri, vabbè, c'è la convenienza nell'energia barra carburante, che quella è la fa da padrona. Se una persona non è come me e carica a casa a 20 centesimi a kilowattora. Sì, sì, anche meno. Se uno carica solo la notte è anche meno di 20 centesimi. Sì, anche meno poi la notte, certo. Facendo un conto a spanne di 20 centesimi, sì, sì, cioè puoi spendere 150 euro, ma devi lavorare, cioè devi fare chilometri, per spendere 150 sì, sì, euro di corrente al mese. Chiaro. Bene. È utile, cioè lo sai, c'è 50 euro anche di metano e non ce li fai i chilometri che fa con l'elettrico a quel prezzo lì, ci sono vicino io al metano, come ho fatto dei conti più o meno anche lì un po', ci sono vicino io più o meno col metano, spenderei ipoteticamente quanto con la corrente, ma con la corrente a 40 centesimi alle colonnine pubbliche, che è il doppio, certo, che è il doppio di quello che spenderesti a casa, più del doppio. Del dono. Capito? Quindi insomma con questo ci salutiamo, va bene, mi fai il saluto finale, quello con la manina verso la telecamera, va bene, vai, ciao. Con questo ci vediamo al prossimo video, ciao. Grande, ciao.